il rafforzamento dell'autorità dello Stato e l'introduzione della tetrarchia furono accompagnati dalla ristrutturazione del sistema di gestione dell'impero. Il territorio dell'impero era diviso in quattro grandi macro aree amministrative, dette prefetture, governate dai quattro tetrarchi attraverso la mediazione di altri funzionari, i prefetti del pretorio. Diocleziano riformò poi l'apparato amministrativo dell'impero, diminuì l'estensione delle province che da 48 passarono a 104. Queste furono raggruppate in 13 grandi diocesi, dal greco dioikesis, amministrazione. Le diocesi erano unità amministrative regionali ed erano rette dai vicari. Le province invece erano rette dai governatori. Le diocesi erano inglobate nelle quattro grandi prefetture. Ricapitolando, l'impero risultava quindi diviso in quattro prefetture, ciascuna dotata di un imperatore e di un vice imperatore. Le prefetture erano suddivise a loro volta in diocesi, il cui numero variò da 13 a 15 a seconda dei periodi dell'impero e in 104 province. Prefetti, vicari e governatori avevano poteri prevalentemente giurisdizionali, erano in primo luogo giudici che controllavano l'applicazione della legge nelle loro aree di competenza. Naturalmente, le tre categorie di funzionari avevano anche competenze amministrative, organizzative e burocratiche. Alle loro dipendenze nacque una nuova burocrazia, formata sia da forze antiche come il Senato e l'antica classe dei cavalieri, il ceto equestre, sia soprattutto dalle nuove forze di potere emergenti nella società, soprattutto nell'ambito dell'esercito. La gigantesca burocrazia garantiva il rispetto della volontà del governo centrale fin negli angoli più remoti dell'impero.